Buongiorno. Siamo qui raccolti nella Chiesa Cattedrale, in questo mattino del Giovedì Santo, per celebrare la solenne Missa Chrismatis. Questa Eucaristia, durante la quale il Vescovo benedice il Sacro Crisma, l'olio degli infermi e l'olio dei catecumeni, è considerata una delle principali manifestazioni della pienezza del sacerdozio del Vescovo, è un segno della stretta unione dei presbiteri e dei diaconi con lui. Insieme, però, questa celebrazione è anche festa di tutti i battezzati, popolo di sacerdoti, unti e consacrati con i sacramenti del battesimo e della cresima. Oggi, quindi, si manifesta il mistero della Chiesa, corpo di Cristo, organicamente strutturato nella varietà di doni e servizi che edificano il popolo di Dio. Proprio in questo clima di festa, Vescovo e Presbiteri rinnovano le promesse sacerdotali fatte il giorno dell'ordinazione, per continuare a servire Cristo e i fratelli e le sorelle con l'annuncio della parola, la grazia dei sacramenti e la testimonianza di un'autentica carità pastorale. Ci sentiamo in questa celebrazione particolarmente uniti nel ricordo e nella preghiera con i sacerdoti che celebrano quest'anno il Giubileo di Ordinazione Presbiterale. 65esimo, Monsignor Guerrino Pagotto e Sua Eccellenza Monsignor Ovidio Poletto. 60esimo, Don Gianfranco Armellin, Monsignor Ermanno Crestani, Don Francesco Dalcin, Monsignor Piersante D'Ametto, Don Carlo Salvador, Don Domenico Salvador, Monsignor Primo Tegolotti. 25esimo, Don Paolo Cester, Don Giuseppe Fagaraz, Don Alessio Magoga, Don Michele Maiolo, Don Andrea Sec. 10esimo, Don Paolo Astolfo e Don Domenico Valentino. Ricordiamo inoltre il 15esimo anniversario di ordinazione episcopale del nostro Vescovo Corrado e il 25esimo di ordinazione diaconale di Sergio Pasquale Bravin. Accogliamo la processione di ingresso con il canto Popolo Regale nella prima facciata del foglietto. Assemblea santa, stirpe sacerdotale, popolo di Dio, canta il tuo Signore. Cantiamo a te, o figlio prediletto del Vergine Maria.
Cristo Salvatore e nostro fratello. Popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, popolo di Dio, canta il tuo Signor. Cantiamo a te, splendore della luce immortale, te lodiamo, stella radiosa che annuncia il giorno. Cantiamo a te, o luce che rischiari nella notte, te lodiamo, o luce della nuova Gerusalemme. Popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, cantiamo a te, Messia annunciato dai profeti, te lodiamo, figlio di Abramo e figlio di Davide. Cantiamo a te, Messia, speranza dei poveri, te lodiamo, o Cristo nostro Re, umile di cuore. Popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, cantiamo a te, mediatore tra Dio e l'uomo, te lodiamo, strada vivente, cammino del cielo. Cantiamo a te, sacerdote della nuova alleanza, te lodiamo, tu sei la nostra pace nel sangue della croce. Popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, popolo di Dio, canta il tuo Signor. Cantiamo a te, agnello della Pasqua eterna, te lodiamo, vittima che togli il peccato del mondo. Cantiamo a te, o tempio della nuova alleanza,
pietra angolare, rocca d'Israele. Popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, popolo di Dio, canta il tuo Signor. Cantiamo a te, pastore, che ci regno, te lodiamo, raduna il tuo gregge che vaga disperso. Cantiamo a te, sorgente zampillante di grazia, te lodiamo, fonte d'acqua viva che noi disseti. Popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, te lodiamo, stella radiosa che annuncia il giorno. Cantiamo a te, o luce che rischiari nella notte. Te lodiamo, o luce della nuova Gerusalemme. Popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con fratelli e sorelle carissimi, in questo Giovedì Santo, in prossimità dell'annuale celebrazione pasquale di Cristo morto, sepolto e risorto, in forza della consacrazione battesimale e del sacerdozio ministeriale, siamo convocati a celebrare
le grandi opere di Dio. Il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia ci chiama a conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Lauda gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tua. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine, Fili Unigenite, Jesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui dolis peccata mundi, miserere nobis. Qui dolis peccata mundi, deprecationem nostra. Qui sedes ad dexteram patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei preghiamo. O Padre, che hai consacrato il tuo unigenito Figlio con l'unzione dello Spirito Santo e l'hai costituito Messia e Signore, concedi a noi resi partecipi della sua consacrazione di essere testimoni nel mondo della sua opera di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti. Io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza eterna. Sarà famosa tra le genti la loro stirpe, la loro discendenza in mezzo ai popoli. Coloro che li vedranno riconosceranno che essi sono la stirpe benedetta dal Signore. Parola di Dio. Grazie a Dio.
canterò per sempre l'amore del Signore. Ho trovato Davide mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato, la mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua fronte. Egli mi invocherà, tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Grazie a voi e pace da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. A lui la gloria e la potenza, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero. E per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. Dice il Signore Dio, io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio. Gloria, lode a te, gloria, lode a te, Signore Gesù. Gloria, lode a te, gloria, lode a te, Signore Gesù. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Gloria, lode a te, gloria, lode a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù venne a Nazaret dove era cresciuto e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Parola del Signore. Pensando a questa Santa Messa e all'omelia da preparare, mi è venuto in mente che in tanti anni non mi sono mai soffermato specificamente su ciò che dà il nome a questa celebrazione, Messa del Crisma. Del Crisma però io, almeno ultimamente, non ho mai parlato. Mi sono pertanto deciso a soffermarmi proprio sul crisma. Tra l'altro, i ragazzi che sono qui, provenienti da varie parrocchie, ho visto quelli di Follina, quelli di Villanova, Ghilano, Francenigo, Santa Giustina, qualcuno di Ceggia, forse ne ho saltati qualcuno, però sono presenti, ma sono presenti qui proprio per partecipare alla consacrazione del crisma, con cui riceveranno presto o tardi il sacramento della confermazione, cioè della caresima. Unguento, unzione, è il significato di questa parola crisma. Unzione che consacra, ha preso questo ulteriore significato, non è un semplice unguento, una semplice unzione che consacra. Era un'antica tradizione, presente anche nell'Antico Testamento, di ungere con l'olio i re, i sacerdoti. Progressivamente questa tradizione viene riferita al Messia, una parola che significa l'unto, il consacrato, in greco, Cristo. Egli sarà l'unto del Signore, il consacrato per eccellenza, il Cristo. E questo è il titolo che Gesù, nel brano del Vangelo che abbiamo appena ascoltato, attribuisce a se stesso, applicando alla propria persona l'antica profezia che lui stesso legge nella sinagoga di Nazaret: lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Parole che letteralmente Gesù applica a se stesso. Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi. Gesù è il Cristo, il Messia, l'unto del Signore. Ma in che modo ha ricevuto l'unzione?
Nessuno, a quanto ci risulta, ha versato sul capo di Gesù l'olio della consacrazione. E allora, di quale unzione parla? L'unzione che Gesù ha ricevuto è un'unzione, lo sappiamo, tutta particolare. Essa non è avvenuta con olio materiale, ma grazie alla discesa dello Spirito Santo e la testimonianza della voce del Padre. Ce lo ricorda la preghiera che faremo fra poco per la consacrazione del Crisma. Quando Gesù chiese il battesimo a Giovanni nelle acque del fiume Giordano, allora tu hai mandato dal cielo in forma di colomba lo Spirito Santo e hai testimoniato con la tua stessa voce che in lui, tuo figlio unigenito, dimora tutta la tua compiacenza. Su di lui, a preferenza di tutti gli altri uomini, hai effuso l'olio di esultanza profeticamente cantato da Davide, l'olio che è lo Spirito Santo. Ed è proprio grazie alla forza dello Spirito Santo e alla potenza che emana dal Cristo, dirà sempre quella preghiera che faremo, proprio in forza della potenza dello Spirito Santo e della forza che emana dal Cristo, che l'olio che noi oggi benediciamo viene santificato. Santificato per consacrare coloro che verranno uniti a Cristo mediante i sacramenti. E a questo proposito mi sono sempre fatto più volte questa domanda: come mai dal momento che Gesù ha radicalmente rinnovato l'unzione, non facendola più con olio materiale, ma grazie al dono dello Spirito Santo e alla testimonianza del Padre, come mai noi siamo tornati a utilizzare l'olio materiale come si faceva nell'Antico Testamento? È un dietrofront, come qualche storico, qualche teologo accusa la Chiesa di aver fatto anche riguardo ad altre cose, per esempio il termine sacerdozio e così via. Mi sono dato questa risposta. Non è per aver fatto retromarcia, tornando agli usi antico-testamentari, che noi utilizziamo l'olio materiale, ma per il semplice fatto che siamo uomini fatti di spirito e di carne. E proprio per questo, per comunicare tra noi, ma anche con Dio, abbiamo bisogno di segni concreti, di segni materiali, potremmo dire. D'altra parte, se questo può consolarci, dobbiamo prendere atto che anche Gesù, Verbo di Dio fatto carne, ha voluto che la sua unzione, che più spirituale di così non poteva essere, avvenisse tramite segni sensibili, concreti, segni percepiti dai sensi, dalla vista e dall'udito. Discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: tu sei figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Nulla da meravigliarsi, allora, se l'unzione spirituale che consacra noi cristiani partecipi della vita e del ministero di Cristo, che è il consacrato del Padre, nulla da meravigliarsi se questa consacrazione avviene attraverso segni che vengono concretamente percepiti dai sensi, non vista o udito, bensì tatto e odorato. Il tatto, nel senso che noi veniamo materialmente toccati da quest'olio consacrato, e questo ci ricorda la maniera con cui Gesù spesso toccava le persone che voleva liberare e guarire, indicando così un rapporto non astratto, ma concreto, personale, individuale, come quello che egli vuole stabilire con ciascuno di noi. Ti tocca. Inoltre l'odorato. Quest'olio, a differenza dell'olio dei catecumeni e dell'olio degli infermi, è profumato, è frutto di una miscela di olio di oliva e di profumi, balsamo, nardo, bergamotto. Ed è bene che sia profumato, perché questo particolare ci ricorda le parole di San Paolo che ci invita ad essere il buon profumo
di Cristo. Lo ricorderemo fra poco nella preghiera di benedizione del Crisma. Questa unzione li penetri e li santifichi, perché liberi dalla nativa corruzione e consacrati tempio della tua gloria, spandano il profumo di una vita santa, una vita conforme a Gesù, il buon profumo, profumo di Cristo. Segni sensibili, efficaci della grazia, così, cioè del dono di Dio. Così la nostra fede definisce i sacramenti, segni efficaci della grazia, segni sensibili. Ed è veramente bello pensare che il Signore, per incontrarci con il suo amore, per offrirci il suo dono, rispetta profondamente la nostra realtà umana e attua questo incontro proprio attraverso i nostri sensi. Gesù stesso. Ebbene, proprio in tre dei sette sacramenti avviene l'unzione con il sacro crisma, battesimo, cresima, ordine sacro. Per chi si ricorda il catechismo, e noi preti sappiamo che dalla teologia, sono i tre sacramenti che conferiscono il carattere. Danno cioè inizio a una relazione definitiva con Gesù e con Dio nostro Padre, una relazione filiale che il Padre non lascerà mai cadere, al di là di tutto ciò che può accadere nella nostra vita, qualsiasi tradimento possiamo fare. Questa relazione, perché è una relazione, il Padre non la dimentica mai, mai. Credo che ci faccia bene allora riascoltare le parole che sono state dette su ciascuno di noi nel momento in cui questa relazione ha avuto inizio, cioè nel momento del nostro battesimo. Non le abbiamo certo capite in quel momento, perché qui tra i presenti ben pochi sono stati battezzati da adulti, forse quasi nessuno, ma ce le hanno spiegate nel nostro itinerario catechistico. E le abbiamo pronunciate noi preti tante volte battezzando una nuova creatura. Ed è bene che anche i ragazzi che sono qui le riascoltino per farne memoria riconoscente e gioiosa. Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ti ha liberato dal peccato e ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo unendoti al suo popolo. Egli stesso ti consacra con il crisma di salvezza, perché inserito in Cristo, sacerdote, re e profeta, tu sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Consacrati e inseriti in Cristo, sacerdote, re e profeta, ecco la nostra grande e straordinaria dignità. Potrebbe bastare se ne conservassimo sempre il ricordo, la memoria, la consapevolezza riconoscente e responsabile. E poi le parole che sono state pronunciate su ciascuno di noi e che saranno pronunciate per ciascuno di voi, cari ragazzi, quando sarete cresimati: ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Forse un certo numero di noi è stato cresimato prima della riforma liturgica, le parole erano un po' diverse. Io ti segno con il segno della croce e confermo con il crisma della salvezza nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, la nuova formula parla di un sigillo. E un sigillo segna per sempre la nostra appartenenza a Gesù e la relazione con il suo Spirito. Un sigillo che mantiene viva e fa crescere la nostra conformazione a Lui. Ma fa senz'altro bene a noi presbiteri riascoltare anche le parole che durante la nostra ordinazione il Vescovo ha pronunciato su di noi, ungendo con il sacro crisma le palme delle nostre mani. Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. È un'invocazione, un auspicio, questa, ma se ci pensiamo è davvero consolante sentirsi
custoditi dal Signore Gesù nel compimento del nostro ministero, ministero di santificazione del popolo e di offerta del sacrificio. Il Signore Gesù ti custodisca per la santificazione. Il crisma, cioè, non indica primariamente l'assegnazione di un compito e neppure l'attribuzione di un potere ultraumano, no, no. È anzitutto e primariamente segno e offerta di un amore che custodisce. Un amore che custodisce. Sentirsi, cioè, custoditi nel nostro ministero. Non solo nei momenti belli e positivi, ma anche nei momenti, e specialmente nei momenti di fatica, di prova, sentirsi custoditi dal Signore Gesù, consacrato dal Padre in Spirito Santo e potenza. Credo che potrebbe proprio essere questa la preghiera che facciamo in questo giorno in cui ricordiamo l'istituzione del sacerdozio ministeriale. Signore Gesù, fa che io mi senta sempre custodito da te, che sei stato consacrato dal Padre in Spirito Santo e potenza. Se la facciamo con fede e perseveranza, allora saranno custodite non soltanto le nostre mani, unte dal crisma, ma anche la nostra mente, anche il nostro cuore. E lo Spirito Santo ci renderà sempre più conformi al cuore di Gesù, consacrato dal Padre come pastore dell'umanità. Prima di concludere, facciamo memoria anche dei nostri confratelli che sono morti dalla celebrazione del crisma dello scorso anno, avvenuta il 14 di aprile, Don Giuseppe Vendrame, Don Domenico Gava, Monsignor Enrico Dario. Li affidiamo alla misericordia paterna e fedele di Dio, perché ricordando il carattere che li ha segnati come battezzati, cresimati, ordinati presbiteri, li renda pienamente partecipi della sua gioia eterna. Preghiamo per i nostri preti anziani, ai quali esprimiamo la nostra vicinanza, e per i religiosi e le religiose che, partiti dalla nostra diocesi, esercitano il loro ministero sacerdotale in varie parti del mondo. Desideriamo sentirli tutti in questo momento in profonda comunione con noi. Per tutti invochiamo l'intercessione di Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, e l'intercessione di San Tiziano e dei nostri santi patroni, in particolare Padre Cosma, Spessotto e Monsignor Albino Luciani, recentemente beatificati. Ci assistano e ci accompagnino nel vivere la nostra vocazione e il nostro ministero. All'interno di tutto il popolo sacerdotale, ora vescovo e presbiteri rinnovano le promesse sacerdotali con le quali si sono resi disponibili a servire Cristo nella Chiesa. Partecipiamo in silenzio a questo momento seguendo il rito nel foglio. Figli carissimi, nella memoria annuale del giorno in cui Cristo Signore comunicò agli Apostoli e a noi il suo sacerdozio, vogliamo rinnovare le promesse a suo tempo fatte davanti al nostro Vescovo e al popolo santo di Dio. Vogliamo unirci più intimamente al Signore Gesù, modello del nostro sacerdozio, rinunciando a noi stessi e confermando quei sacri impegni che, attratti dall'amore di Cristo, abbiamo assunto liberamente verso la Chiesa. Vogliamo essere dispensatori fedeli dei misteri di Dio per mezzo della Sacra Eucaristia e delle altre azioni liturgiche,
e adempiere il ministero della parola di salvezza. Sull'esempio di Cristo, capo e pastore, lasciandoci guidare non da interessi umani, ma dall'amore. E voi, figli carissimi, pregate per i vostri sacerdoti. Il Signore fonda su di loro l'abbondanza dei Suoi doni perché siano fedeli ministri di Cristo, sommo sacerdote, e vi conducano a Lui, unica fonte di salvezza. Per tutti i nostri sacerdoti ti preghiamo. Ascoltaci, e pregate anche per me, perché sia fedele al servizio apostolico affidato alla mia umile persona e tra voi diventi ogni giorno di più immagine viva e autentica di Cristo, sacerdote, buon pastore, maestro e servo di tutti. Per il nostro vescovo Corrado ti preghiamo. Il Signore ci custodisca nel suo amore e conduca tutti noi, pastori e gregge, alla vita eterna. Possiamo sedere. Si forma ora la processione offertoriale. I diaconi e i ministri presentano al vescovo, insieme al pane, al vino e all'acqua, anche l'olio per il sacro crisma e gli altri oli santi. Parte dell'olio che sarà usato per il crisma è stato ottenuto dalla molitura di olive provenienti dal Giardino della Memoria, un uliveto piantumato a Capaci, in Sicilia, e dedicato ai caduti nella lotta alla mafia. Il crisma sarà preparato con oli essenziali aromatici, con l'essenza di bergamotto, offerta dalla diocesi calabrese di Locri Gerace, e con olio di nardo, proveniente dalla Terra Santa. Con l'antico inno O Redemptor invochiamo Cristo perché l'olio diventi segno vivo della grazia divina che infonde lo Spirito Santo, libera dal male e sostiene nelle prove. Oh.
consecrare tu dignare rex perennis patriae oculibum signum vivum iura contra demonum. Ecco l'olio del Santo Crisma. Ecco l'olio degli infermi. Ecco l'olio dei catecumeni. Ex parentis album in plens virginis presta lucem claude mortem chrismatis consortibus. Festa nobis seculorum seculis sit sacrata digna laude nec senescat tempore. Oh,
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, la lode e gloria del suo nome, il bene nostro di tutta la sua santa Chiesa. La potenza di questo sacrificio, o Signore, cancelli l'antica schiavitù del peccato e faccia germogliare in noi novità di vita e salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con l'unzione dello Spirito Santo hai costituito il tuo Figlio unigenito, mediatore della nuova ed eterna alleanza, e con disegno mirabile hai voluto che il suo unico sacerdozio fosse perpetuato nella Chiesa. Egli comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti. Nel suo amore per i fratelli sceglie alcuni che mediante l'imposizione delle mani rende partecipi del suo ministero di salvezza perché rinnovino nel suo nome il sacrificio redentore e preparino ai tuoi figli il convito pasquale. Servi premurosi del tuo popolo lo nutrano con la parola e lo santifichino con i sacramenti, donando la vita per te e per la salvezza dei fratelli. Si conformino all'immagine di Cristo e ti rendano sempre testimonianza di fede e di amore. E noi, o Signore, insieme con tutti gli angeli e i santi, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie,
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Tiziano e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Il Vescovo benedice ora l'olio degli infermi, che conferisce ai malati il rimedio per le infermità dell'anima e del corpo e ottiene il perdono dei peccati. O Dio, Padre di ogni consolazione, che per mezzo del tuo Figlio hai voluto recare sollievo alle sofferenze degli infermi, ascolta la preghiera della nostra fede. Manda dal cielo il tuo Spirito Santo Paraclito su quest'olio, frutto dell'olivo, nutrimento e sollievo del nostro corpo.
e fondi la tua santa benedizione perché quanti riceveranno l'unzione ottengano conforto nel corpo, nell'anima e nello spirito e siano liberati da ogni malattia, angoscia e dolore. Questo dono della tua creazione diventi olio santo da te benedetto per noi nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con voi. Scambiatevi il dono della pace. Because
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore. L'Eucaristia è distribuita in fondo alla navata centrale, alla fine dei posti riservati ai sacerdoti concelebranti e nelle navate laterali davanti ai primi altari. Disponiamo il nostro cuore all'incontro con il Signore in questo sacramento di salvezza e accompagniamo questo momento con i canti riportati nel foglietto. Pane del cielo, di novità, che nel cammino forza ci dà, pane spezzato, dato est vera Deus imi est congregabit nos in unum Christi amor exultemus et in ipso iocunde Timeamus et amemus.
Preghiamo. Concedi, Dio onnipotente, che rinnovati dai santi misteri diffondiamo nel mondo il buon profumo di Cristo, egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Il Vescovo benedice ora l'olio dei catecumeni, segno della fortezza che viene dal Signore e destinato a coloro che si preparano a ricevere il battesimo. Subito dopo sarà benedetto l'olio del Crisma per i sacramenti del battesimo, della cresima, dell'ordine sacro e per consacrare le chiese e gli altari. O Dio, sostegno e difesa del tuo popolo, benedici quest'olio nel quale hai voluto donarci un segno della tua forza divina. Concedi energia e vigore ai catecumeni che ne riceveranno l'unzione perché, illuminati dalla tua sapienza, comprendano più profondamente il Vangelo di Cristo. Sostenuti dalla tua potenza, assumano con generosità gli impegni della vita cristiana. Fatti degni dell'adozione a figli, gustino la gioia di rinascere e vivere nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre Onnipotente perché benedica e santifichi quest'olio misto a profumo e coloro che ne riceveranno l'unzione siano interiormente consacrati e resi partecipi della missione di Cristo Redentore. O Dio, fonte prima di ogni vita e autore di ogni crescita nello spirito, accogli il gioioso canto di lode che la Chiesa ti innalza con la nostra voce. Tu, in principio, facesti spuntare dalla terra alberi fruttiferi e tra questi l'olivo, perché dall'olio fluente venisse a noi il dono del crisma. Il profeta Davide, misticamente presago dei sacramenti futuri, cantò quest'olio che fa splendere di gioia il nostro volto. Dopo il diluvio, lavacro espiatore dell'iniquità del mondo, la colomba portò il ramoscello d'olivo, simbolo dei beni messianici, e annunziò che sulla terra era tornata la pace. Nella pienezza dei tempi si sono avverate le figure antiche, quando, distrutti i peccati nelle acque del battesimo, l'unzione dell'olio ha fatto riapparire sul volto dell'uomo la tua luce gioiosa.
Mosè, tuo servo, per tua volontà purificò con l'acqua il fratello Aronne e con la santa unzione lo consacrò sacerdote. Il valore di tutti questi segni si rivelò pienamente in Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Quando egli chiese il battesimo a Giovanni nelle acque del fiume Giordano, allora tu hai mandato dal cielo in forma di colomba lo Spirito Santo e hai testimoniato con la tua stessa voce che in lui, tuo Figlio unigenito, dimora tutta la tua compiacenza. Su di lui, a preferenza di tutti gli altri uomini, hai effuso l'olio di esultanza, profeticamente cantato da Davide. Tutti i concelebranti stendano ora la mano destra verso il crisma fino al termine della preghiera. Ora ti preghiamo, Padre, santifica con la tua benedizione quest'olio dono della tua provvidenza. Impregnalo della forza del tuo spirito e della potenza che emana dal Cristo, dal cui santo nome è chiamato crisma, l'olio che consacra i sacerdoti, i re, i profeti e i martiri. Confermalo come segno sacramentale di salvezza e vita perfetta per i tuoi figli rinnovati nell'avacro spirituale del battesimo. Questa unzione li penetri e li santifichi, perché liberi dalla nativa corruzione e consacrati tempio della tua gloria, spandano il profumo di una vita santa. Si compia in essi il disegno del tuo amore e la loro vita integra e pura sia in tutto conforme alla grande dignità che li riveste come re, sacerdoti e profeti. Quest'olio sia crisma di salvezza per tutti i rinati dall'acqua e dallo Spirito Santo, li renda partecipi della vita eterna e commensali al banchetto della tua gloria per Cristo nostro Signore. Acclamiamo al crisma e agli altri oli oggi benedetti, unendo le nostre voci nel canto. Signore, la luce che vince la notte, gloria, gloria, cantiamo al Signore, gloria, gloria, cantiamo al Signore, il Signore le di olio fragrante, gloria, gloria, cantiamo al Signore, gloria, gloria, cantiamo al Signore, il Signore è l'amore che vince la guerra. Carissimo Vescovo Corrado, prendo la parola a nome del Presbiterio, oggi qui significativamente riunito, e a nome del Vicario Generale Don Martino, che sicuramente in questo momento ci accompagna nella preghiera. Le parole che seguono vogliono essere prima di tutto un rinnovato augurio per il 15° anniversario di ordinazione episcopale. Possa continuare il suo ministero in mezzo a noi con energia, zelo, entusiasmo e dedizione, tutte caratteristiche ampiamente mostrate in questi 15 anni, insieme ad una considerevole dose di fede, speranza e carità.
In quest'ultimo anno di ministero lei ha avuto anche la gioia di vedere la beatificazione del suo predecessore Albino Luciani, Giovanni Paolo I. Ecco, le auguriamo di gustare ogni giorno la stessa beatitudine, quella cioè dei servi buoni e fedeli che sanno gioire per tutto il bene che sta crescendo in questa bella porzione del popolo di Dio che è la Chiesa di Vittorio Veneto. Infine, le auguriamo di vivere insieme a tutti noi presbiteri quello che Albino Luciani scrisse tempo fa in un documento dal titolo Il sacerdote alla luce del Vaticano II. Disse: il presbiterio è sentirsi parte di una piccola famiglia, costituita appunto dal presbiterio, un solo presbiterio e una sola famiglia, di cui il vescovo è padre. Una famiglia, una comunione che può essere più o meno notata, più o meno messa in risalto, ma che è inamovibile, che fa parte dell'essenza di una diocesi. E continua Luciani dicendo: nessuno quindi si sogni di concepire il presbiterio come unione fra preti o comunità dei preti di fronte al vescovo o senza il vescovo o contro il vescovo. Il presbiterio è comunità col vescovo. Fin qui Luciani. Ecco, noi parliamo spesso di presbiterio, ne abbiamo parlato anche recentemente nell'ultimo corso di aggiornamento, ma mi permetto di dire che non sono sempre solo parole. Tutti noi possiamo dire che ce la mettiamo tutta, tra alti e bassi, per vivere con i fatti questa comunità, con lei, nostro vescovo. Le auguriamo allora di continuare a credere in questa sua famiglia, che è il presbiterio, come ci ha creduto in tutti questi anni tra di noi. Soprattutto, continui a tenere insieme questa famiglia e questa comunità. Certo, è vero, a volte siamo un po' testoni, ribelli, fuggitivi, brontoloni, scoraggiati, ma proprio quando siamo così, lei insista a tenerci insieme, come ha sempre fatto. Anche quando qualche situazione difficile ci fa tremare, ci mette paura o ci fa guardare al futuro con incertezza, ci aiuti a camminare insieme, a stare insieme, ci tenga insieme, con quella ostinata speranza che lei ha mostrato in tutti questi anni. Mi viene da dire: beati i vescovi che tengono insieme il presbiterio, perché raccoglieranno il 100 per 1. Questa è la beatitudine che chiediamo per lei come dono e frutto della Pasqua che stiamo per celebrare. Tanti auguri di buona Pasqua. Grazie, grazie Don Andrea, grazie a voi. Ecco, pensavo che mancando il vicario generale, il quale oggi stesso però ritornerà a casa per fare un po' di convalescenza, l'operazione è andata bene, lo ricordiamo, pensavo che mancando il vicario generale per quest'anno fosse sospeso l'intervento, invece Don Andrea ha mirabilmente supplito. Grazie. Ecco, io avevo preparato, appunto, pensando che non ci fosse un piccolo intervento rivolto ai sacerdoti, e lo faccio ugualmente. E in questo mio intervento desidero esprimere, visto che il presbiterio esprime verso il vescovo, anche il vescovo esprimere un grande grazie a tutti voi, a tutto il presbiterio. Mi è andato bene quello che ha detto Don Andrea. Per l'impegno fedele e generoso con cui svolgete il vostro ministero. Grazie proprio di cuore. Posso dire che personalmente mi sento sostenuto, incoraggiato, confortato da questa testimonianza del mio presbiterio. Non tutto evidentemente è perfetto, ci sono alti e bassi, diceva, certo, e tuttavia credo che questo
si possa certamente dire di un impegno generoso e fedele, senza nessun dubbio. Ed è una testimonianza che fa del bene non solo a me, ma ad ogni altro confratello, perché ci dobbiamo camminare insieme e la testimonianza e l'esempio di uno serve agli altri, senza di questa ci si perde di coraggio. Ne abbiamo bisogno tutti, ne abbiamo bisogno tutti. Tanto più in questi, quando questi impegni e queste fatiche aumentano a motivo della nostra diminuzione di numero e del crescere dell'età, e le gratificazioni pastorali, pur non mancando, non sempre, diciamocelo, sono così abbondanti. Abbiamo bisogno di questo sostegno, di questo incoraggiamento reciproco. Un grande grazie e un fraterno incoraggiamento a proseguire il nostro impegno sostenendoci a vicenda. Da parte mia, questo augurio, ma anche da parte, ne sono convinto, di tutti i nostri fratelli e sorelle consacrati e di tutti i nostri fratelli e sorelle fedeli laici, che spesso sento esprimere questo augurio e questo auspicio. Ricordo ora, non l'ho fatto prima, perché non pronunciare l'omelia, i saluti di Don Marco Del Magro, che ho sentito ieri, e Don Ferruccio Sant, che è a Parigi ancora per qualche mese, e dei nostri confratelli fuori diocesi. Don Brunone de Toffol, l'ho visto qualche giorno fa, va benino, speriamo che possa consolidare la sua ripresa. Don Massimo Bazzichetto, Don Raffaele Baccega, l'ho sentito, sono andato a trovarlo anche, Don Raffaele, intenzionati entrambi a tornare in diocesi con l'inizio dell'anno pastorale. Don Carlo Maschio, Don Fabio Soldan, che io tuttora considero in una fase di ricerca e che affido alla vostra preghiera. Un grande augurio ai festeggiati, ai nostri festeggiati, sia dai più anziani, Don Guerrino, e ho sentito per telefono ieri, per altri motivi, Don Ovidio, mi ha detto che ci ricorda e di ricordarlo nella nostra preghiera, e tutti i presbiteri stranieri che sono qui presenti, quelli che appartengono ad altre chiese, stranieri ma fratelli nella fede e nel ministero, e saranno presenti nelle nostre diocesi in questi giorni. E infine un augurio proprio sincero a tutti i fratelli laici fedeli che sono qui presenti e quelli che ci seguono per la tenda TV e Radio Palazzo Carli, che in questo momento ricordiamo e con cui ci sentiamo in comunione. Inizia questa sera il triduo pasquale del Signore, morto, sepolto e risorto. Si ricorda che durante la processione iniziale della messa in cena Domini di questa sera, le ampolle con gli oli santi dovranno essere presentate alla comunità. Esse verranno deposte sulla mensa e incensate. Prima di riporle nel luogo loro riservato, colui che presiede richiamerà ai presenti il rito della benedizione compiuto questa mattina dal Vescovo. Invitiamo al termine della celebrazione i sacerdoti a ritirare le locandine delle prossime ordinazioni diaconale e presbiterali nell'ultimo altare a lato degli oli. E presso l'androne storico del seminario vescovile invitiamo quanti li hanno prenotati a ritirare i libretti del rosario del mese di maggio. E il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Tiziano, nostro patrono, dei beati Cosma Spessotto e Albino Luciani, vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Ite missa est.
l'amore di Cristo ci riempie di gioia, sia lode e onore a Lui, sia lode e onore a Lui. Cantiamo al Signore un canto nuovo, perché per tutti Egli compie meraviglie. L'amore di Cristo ci riempie di gioia, sia lode e onore a Lui, sia lode e onore a Lui. La sua misericordia è senza fine, e la sua grazia abiterà la nostra terra. L'amore di Cristo ci riempie di gioia, sia lode e onore a Lui, sia lode e onore a Lui. Al Padre diamo lode con il Figlio e al Santo Spirito nei secoli in eterno. L'amore di Cristo ci riempie di gioia, sia lode e onore a Lui, sia lode e onore a Lui.
Thank you.